Amici, amiche, situazione Fiumi a Modena. Invece di spendere soldi in armamenti che poco servono, sarebbe meglio magari spenderli per pulire i fiumi, i letti dei fiumi. Guardate la situazione. Guardate la situazione Fiumi a Modena. Attento che siate collegati. Questo è un torrente, il torrente Tiepido a Modena, amici, guardate. Abbiamo la protezione civile che stanno controllando, la situazione Fiumi. Guardate la situazione. Protezione civile che sta controllando. Situazione tiepido, torrente tiepido a Modena. Siamo in piena città, guardate. Veramente pieno. Guardate il ponte dove è arrivato. Il ponte è quasi alla strada. Nei campi è già andato. Abbiamo la protezione civile che stanno monitorando la situazione. La protezione civile, come vedete, stanno monitorando la situazione, perché veramente a un livello, e sta continuando a piovere. Invece che spendere soldi in cose inutili tipo gli armamenti, sarebbe meglio utilizzare per pulire i fiumi e magari creare delle casse di espansione. Questa è la situazione. Non è possibile che dopo 2 giorni di pioggia, da piena siccità a fiumi in questo stato. È veramente assurdo, è inspiegabile. E danno ancora 4-5 giorni di pioggia, quindi fino a ieri parlavano di siccità, oggi la situazione Fiumi a Modena, parlo di Modena. Guardate la protezione civile al lavoro che stanno monitorando lo stato del fiume, la piena. E sta continuando a piovere, però adesso piove un po' meno, però sta continuando a piovere e le previsioni non ne danno nulla di meglio. Incredibile, guardate. Situazione Fiumi a Modena.